degli anni. Sergino Orlando poi, oltre ad essere un valido terzino difensore, adesso nei tatticismi dell'epoca a volte sono cambiati i ruoli e quant'altro, poi ti sei anche ritrovato nel ruolo quasi di amministratore unico e dirigente in un'annata un pochino travagliata, però il tuo parallelismo col calcio c'è stato sempre e continua tuttora. Tra l'altro hai pure appeso le scarpe al chiodo giocando nelle squadre di seconda, prima o terza categoria di Nardò, per via di una passione mai tramontata. Diciamo che mi mancava solo di fare il magazziniere, poi tutti i ruoli li ho ricoperti tutti. Mi dispiace che si è venuta a creare questa situazione che la squadra di calcio purtroppo a Nardò non c'è più. Per quello che ne so io, so che il nostro sindaco si sta adoperando perché l'anno prossimo si possa colmare questa mancanza che è. Insomma, ha lasciato un po' tutti noi l'amaro in bocca. E ci sarebbero tanti episodi da raccontare in 12 anni di storia a Nardò. Io l'unica cosa che ricordo e ancora mi viene da ridere è la mitica tribuna laterale, quella all'ingresso degli spogliatoi quando il campo era vecchio, che là c'era Ottorino Mazzarella. In piedi sui tubi, che a prescindere al primo passo, al primo ingresso dell'arbitro in campo, arbitro cornuto A comunque, prescindere. a prescindere, Era il saluto, diciamo. era già il saluto. E poi insomma, c'erano tanti personaggi simpatici che, insomma, che non ci sono più e che, ripeto, poi adesso le cose sono cambiate, il calcio viene visto sotto un altro aspetto, però Ma tu prima. come hai vissuto la tua responsabilità di giovane calciatore in ritiro? Ma diciamo io che ne dicano i miei, questi sono stati anche i miei allenatori, quindi io non faccio parte di questa schiera di età perché io sono No, più lo so, giovane, però dovevamo avere un'omogeneità di sia presentazione. di più mie sia sono stati i miei allenatori. E io che ne dicano loro, l'ho sempre vissuta con orgoglio e al tempo stesso con preoccupazione, cioè la mia domenica, specialmente quando si giocava in casa, avevo una preoccupazione in più proprio perché ero di Nardò e quindi non potevo fallire davanti ai miei concittadini, anche perché e poi tutta la settimana chi li sentiva? Grazie. Prego, prego, Pippi. Sergino doveva andare a Brindisi a giocare perché lo voleva Renna, perché era stato a Nardò, poi andò a Brindisi e lo voleva e non lo cedette. Spiro, per questioni di lavoro, perché trovava a casa Nardò, lavorava a Nardò, lo voleva il Foggia e non ci andò. Ok, certo, è bene ricordare questi particolari. Da un Sergino a un Carletto, quindi anche un altro atleta neritino, coccolato dai neritini. Una dote fuori dal comune è la velocità, vero Carlo? Quello ti è sempre appartenuta, però per quanto mi riguarda ho un flash tuo quando giocasti contro il Nardò nello Squizzano. Lo Squizzano vince a Nardò, l'arbitro fischia alla fine e tu come una scheggia te ne vai negli spogliatoi. Non ho mai capito perché, me lo puoi spiegare? Non essere picchiato. Ah, ecco, adesso è abbastanza chiaro. Comunque adesso ti ritrovi nello sport, in questa immersione totale sportiva di attaccamento alla città attraverso il basket che stai conducendo in una maniera straordinaria, con dei risultati eccellenti, stai cercando di far emergere questo sport. Stiamo cercando in qualche maniera di tenere alto il nome di Nardò, diciamo, anche perché non essendoci più il calcio, però io vedo che tutta la gente che partecipa la domenica Perché alla manifestazione cestistica è esattamente la gente che andava a E poi c'è un inno comune, insomma, si è creato una sorta di. Ma sì, si è creata, anche perché Nardò ha bisogno di sport, non solo di calcio, ma anche di altri sport, di altri. Sì, abbiamo in mente di fare una polisportiva. Ne stiamo parlando, non anticipiamo i tempi, non anticipiamo, però sono trascorsi in embrione. Qualcosa ci sta Muovendo. muovendo, perché è un peccato vedere Nardò, come hanno detto in tanti, non vederlo il lunedì mattina sulle pagine sportive calcistiche. È vero che lo vediamo nelle pagine della Palacanestro, non è sufficiente. Io sono orgoglioso con tutti questi. Cioè di aver in qualche maniera giocato con Ciccio, Partizano,
Ho avuto come allenatore, scusatemi il termine, un rompipalle come Spirovia, che la notte veniva a controllarci. No, vabbè, c'è Spiro, eravamo pure giovani, poi il calcio dell'epoca non era il calcio di oggi, dove giravano molti soldi, voglio dire, si faceva più per passione, e oltre alla passione dello sport, del calcio avevamo anche altre passioni, cioè Sergino aveva la passione delle donne, per esempio, voglio dire, non aveva dire una passione così tanto. Poi ci portava sulla cattiva strada, ci portava. Grazie a questi splendidi protagonisti, assoluti eroi della storia.